Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco. Ciao a tutti. Studio Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, siamo qui, ci siamo appena trovati Francesco, non abbiamo potuto concordare nulla insieme, diciamo così, per la trasmissione di oggi, per cui non c'è nessun problema. Tanto lascio lo spazio a Francesco che deve fare un po' un escursus su tante cose. Intanto mentre lui fa l'escursus io penso per dopo. No, a parte appunto che abbiamo concordato un po' delle tematiche della trasmissione, che saranno appunto, vedremo di terminare il discorso di Marte, visto che Claudio sei partito ad affrontare la tematica che tratta di Marte, del libro Un terribile amore per la guerra. No, io parto con, diciamo, una tematica che ha delle attinenze a questa trasmissione. Voglio ricordare appunto che questo mese di settembre, che si è appena concluso, è stato un mese molto impegnativo, che ci ha visto fare parecchie cose. Ci ha visto appunto partecipare alla festa dei Veneti di Cittadella il 4 di settembre, ha visto celebrare l'equinozio d'autunno a Jesolo, anche se Claudio è rimasto un attimino sconvolto, come un termine che lui ama usare per il discorso io non sono sconvolto, cioè, nel senso che ho detto è l'espressione che tu usi spesso, quello dello sconvolto. Il rito d'autunno abbiamo usato anche un po' a livello sperimentale, cioè io ho un'idea del rito, Francesco ne ha un'altra, chiaramente ha una sua rappresentazione, e chiaramente quello che fa Francesco non è che mi vada a genio, come magari molte cose che faccio io non vanno a genio a Francesco, ma ciò non toglie insomma che stiamo cercando anche di arrivare a un'armonia, cioè un'assonanza di intenti, chiaramente con tutto quello che ciò comporta. Per cui il rito chiaramente è stato fatto da Francesco, e il rito non dico niente. No, il discorso è che appunto io cerco sempre di far evidenziare a Claudio che l'equinozio d'autunno è un rito importante, e che avendo appunto l'attinenza con Dioniso, cioè nel senso che è il dio dell'ebbrezza, della follia, dello sconvolgimento, della grande festa, logicamente bisogna seguire in questo senso. Legato appunto all'equinozio d'autunno ci ha legato anche tutto quanto il mito di Demetra e Persefone, e d'altronde avendo simpatia per Plutone, che è il dio dell'abbondanza, il rito dell'equinozio d'autunno deve essere un rito ricco, consistente, deve essere un rito plutonico, logicamente appunto perché ci identifichiamo con Plutone, questa discesa verso l'oscurità che è appunto nel mondo dell'Ade. E appunto Plutone è anche il dio dell'oscurità che nasconde le cose, nasconde i tesori, e noi tramite il rito dell'equinozio d'autunno ricordiamo questa ricchezza che ci deve essere nelle cose. E poi appunto, essendo un rito dionisiaco, legato appunto anche al culto della vite, perché Dioniso sapete benissimo che è legato alla vite, alle l'edra, queste cose, ma tutte quante, l'edra ha la caratteristica di essere un sempreverde e di avere una cosa molto importante nella raffigurazione, ha un'importanza fondamentale. Dall'altra parte abbiamo la vite, che è legata appunto all'ebbrezza, al vino, che è un frutto della terra che si coglie proprio nel periodo dell'equinozio d'autunno. Tutte queste cose concentrate in questo rito andavano appunto ricordate. Però ricordate che le bacche di edera sono velenose, cioè non si devono mescolare con l'uva per fare il vino che porta l'ebbrezza, anche perché fa molto male. Lo facevano una volta, ma conoscevano anche le proporzioni e il metodo per farlo. Oggi quel metodo è andato perduto. Per questo Dioniso ha l'edera, non solo perché è un sempreverde, è un po' particolare. Sì, ci sono tutte quante cose che sono legate anche all'utilizzo dell'edra, all'utilizzo magico. Si parla appunto che alcuni gruppi sacerdotali organizzassero dei rituali con l'utilizzo dell'edra. Però noi, cercando la riconnessione, di riconnetterci, il collegamento con queste divinità, con questi serbatoi, con questi modelli, dobbiamo ricordare questo. Perciò un rito del riconoscimento d'autunno è un rito importante, che deve essere vario, ricco, deve essere legato anche all'improvvisazione, perché appunto io dico sempre a Claudio che io appartengo alla visione caotica, alla visione appunto del caos, del paganesimo, e di conseguenza dal caos appunto nascono sempre nuove leggi, nuove forme, nuove trasformazioni, per usare un termine che gli è carico, quello della trasformazione. Io sono più orgoglioso. E allora, col caos, logicamente l'autunno rappresenta anche questo, perché se noi ci facciamo soltanto un ricollegarsi all'esterno della natura, vediamo che è proprio un momento caotico in cui cadono le foglie, cambiano i colori, cioè la bellezza dei boschi e delle colline, dei monti vista nel periodo dell'autunno è un caotico di colori. E allora, se noi facciamo un rito che è l'equinozio d'autunno, dobbiamo per forza di essere caotici, dobbiamo essere imprevedibili, non possiamo essere prevedibili, non possiamo essere codificati. D'altronde Dioniso, lo diciamo sempre, è un dio che arriva per interrompere la rigidità di certe cose, e perciò Dioniso serve a
rompere qualsiasi schema, e gli schemi, noi avevamo accontentato Claudio fornendogli uno schema, logicamente lo schema per noi non è vincolante, ma è soltanto un punto di partenza, un trampolino di lancio per altre cose. Fatto appunto l'equinozio d'autunno, che è stata una cosa importante, partendo appunto da quell'evento grandioso che è stata la festa dei venti di Cittadella il 4 di settembre, diciamo una cosa importante, che ha una conseguenza che è la festa di Cittadella. Gli amici di Raise Venete, tra cui appunto Patrick, è intervenuto alcune settimane fa nella fase serale per ricordare questo, il 15 di ottobre organizzano una festa, una manifestazione, cioè io la chiamerei anche festa, perché appunto di solito quando si ha il concetto di manifestazione si dà una valenza seriosa, invece è una manifestazione che si farà appunto a Venezia il 15 ottobre, sabato, con incontro, con ritrovo davanti alla stazione ferroviaria per il riconoscimento della lingua veneta. Logicamente la tematica della lingua veneta è una tematica che noi trattiamo in maniera marginale, ma noi sappiamo che siamo legati a un territorio, noi sappiamo che abbiamo delle radici, sappiamo che appunto esiste un genio del luogo e bisogna rispettare il genio del luogo, bisogna essere vicini, bisogna sempre essere attenti al genio del luogo. D'altronde già lo stesso Platone ci insegnava e ci diceva che la venerazione, il contatto, l'offerta, il sacrificio al genio del luogo è fondamentale. Sappiamo perché il genio del luogo è un genio che riesce a modificare, a cambiare, a trasformare anche la psiche delle persone. D'altronde che esista una potenza di trasformazione consistente l'abbiamo da una prova, che poi ne parleremo se c'è tempo, perché io per caso ho preso le scienze di questo mese, in cui ci sono tutta una serie di notizie che per noi pagani sono scontate. Comunque, tornando sul discorso della manifestazione, allora sabato 15 ottobre alle 10.30 a Venezia, davanti alla stazione ferroviaria, gli amici di Raise Veneto organizzano una manifestazione per il riconoscimento della lingua veneta. La manifestazione avverrà lungo Venezia, città di Venezia, perciò sarà un'occasione anche per percorrerla, visitarla insieme a persone che hanno un amore, che hanno un'attinenza, che hanno un legame profondo con la terra veneta, con la città di Venezia, per conoscere la lingua. Io invito tutti gli ascoltatori a intervenire a questa manifestazione, a essere presenti, anche perché proprio rappresenta un fattore importante. È un'iniziativa culturale, non ha valenze né connotati né agganci politici, e per noi questo è importante, che esistano realtà culturali, associazioni culturali che lavorano in questo senso. Logicamente è una manifestazione finalizzata a riconoscere la lingua veneta. Noi che siamo sempre attenti a tutte le cose che ci sono attorno, alle cose fatte con intelligenza, con cura, con amore, e che sono sempre sentite dal cuore delle persone, invitiamo tutti gli ascoltatori ad essere con gli amici di Raise Venete sabato 15 ottobre a Venezia, alla stazione ferroviaria, l'appuntamento è alle 10.30. Ringraziamo anche, tra l'altro, gli amici di Raise Venete, che hanno fatto uscire il loro numero che parla della manifestazione, e hanno scelto una bellissima foto in copertina. Questa foto è una foto veramente bella, che io vedo di commentarla. Cioè, sapete che durante appunto la festa di Cittadella è stata inserita in versione, diciamo, tradizionale, l'albero di maggio, quello che per intendersi è un culto, un rito che abbiamo fatto a Beltane. Hanno praticamente fotografato l'alza bandiera che è stata fatta della bandiera della Repubblica di Venezia, della Serenissima, e hanno fatto un quadro d'insieme della manifestazione. In questa bellissima foto, gigantesca foto, oltre a vedersi questo albero di maggio, chiamato anche l'albero della libertà in antichità, oltre a vedere il pennone con la bandiera della Repubblica di Venezia, sul lato a sinistra si vedono lo stesso andare della Dea Reitia. È una bella foto che testimonia anche il successo di questa manifestazione, della festa appunto del 4 di settembre. E ringraziamo appunto per aver scelto, per appunto aver messo in questa foto, che fa quasi da campionario, da caleidoscopio di tutto quello che è successo alla festa dei Veneti di Cittadella, anche la foto della Dea Reitia. E perciò, come è riuscita la festa del 4 di settembre a Cittadella, noi auguriamo che la manifestazione del 15 di ottobre, sabato, che parte dalla stazione ferroviaria alle 10.30, sia un ulteriore successo, e auguriamo il maggiore successo agli amici di Raise Venete. E questo era appunto doveroso, proprio perché sul territorio, come direbbe un termine che è caro a Claudio, sul territorio sono poche le persone che fanno cultura e che si occupano in maniera disinteressata, in maniera proprio da volontari, con amore, con dedizione, con passione a queste cose, ed è giusto incoraggiare le persone che agiscono con questa purezza di cuore, con questo intento, con questo animo. Perciò io invito gli ascoltatori a essere presenti sabato 15 ottobre alle 10.30 davanti alla stazione ferroviaria di Venezia per questa manifestazione per il riconoscimento della lingua veneta.
il sito di Raise 20, che è www.raise20.net, è a disposizione e lì troverete tutte le informazioni che vi servono. Bene, Claudio. Bene, tutto qua. Sì, beh, io pensavo andassi avanti, non è che ho avuto tempo per riflettere. Non ho avuto tempo per riflettere. Non ho avuto tempo per riflettere, probabilmente ho il cervello molto lento. Niente. Allora, visto che le notizie stampa sono quelle che sono, nel senso che sono solite notizie, il prete nel Ferrarese che licenzia le ragazze che hanno denunciato le sue avance nei confronti dei ragazzini, un altro prete arrestato per traffico di opere d'arte e naturalmente il solito attacco di Wojtyla. Di Ratzinger, perché adesso devo un po' cambiare, insomma, rispetto a quello che è la libertà delle persone contro la legge sull'aborto, fate più figli, e comunque l'ignoranza criminale che ha della sua stessa Bibbia e dei suoi stessi testi. È inutile che vada in giro a predicare, a farneticare, a leggere la Bibbia con occhi diversi, visto che la Bibbia l'ha usata per terrorizzare e distruggere gli uomini. E quello che noi sappiamo perfettamente è che i cattolici non conoscono nemmeno i loro testi della loro Bibbia. Pertanto di queste notizie ne abbiamo moltissime in stampa, ne abbiamo ad UFA e niente, visto che Francesco si è preparato con qualcosa. No, ecco, visto che Claudio introdusse il discorso cristianesimo, e sarebbe ormai giusto ripartire con una citazione di Nietzsche, direi che dire cristiani è un'offesa, e soprattutto quando si dice cristianesimo dovremmo provare il disgusto verso il cristianesimo. Ma siccome ultimamente abbiamo una conversione generale verso usare tematiche cristiane come il termine peccatore, come fosse un termine non significante, premesso che il peccato per noi non esiste, però per i cristiani dare qualcuno di peccatore diventa una cosa veramente grave. Allora, vediamo una notizia che non ha avuto grandissimo clamore, che però denota il significato profondo di certe espressioni usate dai cattolici. In questo caso sono state usate da una teologa. Hanno a che fare con un uomo politico che a me non interessa e non me ne frega niente, e eviterò anche di dire il nome. Però, allora, questo intervento non è apparso sull'Osservatore Romano, è apparso della contaminazione cristiana, è apparso su un quotidiano che si chiama Il Manifesto. Chi ha firmato questo intervento è una certa, perché io conosco, Adriana Zarri, teologa, che è stata candidata nelle ultime elezioni europee con un partito dichiaratamente di sinistra. Allora, a me non interessa fare polemiche politiche o sulle persone, ma di leggere una cosa. Questa rubrica che compare sul Manifesto si chiama Parabole, tra l'altro, cioè nel senso che quando ci dico che noi le parabole le utilizziamo e le comprendiamo nella loro atrocità cristiana, nella loro perversione cristiana, il fatto che una teologa scelga per una sua rubrica, che lei definisce satirica, il termine parabole, è già significativo, quel significato è un significato cattivo. Io prendo la notizia, ne hanno parlato, stranamente ne ha parlato soltanto il Corriere della Sera, però è una notizia che ci dà la metro di misura, ci fa comprendere quanto sia pericoloso la mentalità cristiana, fatta non da gente che viene ritirata integralista, perché noi diciamo che il cristianesimo ha contaminato dall'estrema destra all'estrema sinistra, però anche quelle frange che dovrebbero sembrare progressiste, più liberali, più attente alle persone, in realtà sono contaminate dal cristianesimo. Allora, io vi leggo quello che scrive il Corriere della Sera, 5 righe di fondo a pagina 7, il Manifesto di ieri, rubrica satirica, parabole, titoletto, errore, ragionamento, aperte virgolette. L'uomo politico è riapparso in pubblico ed è stato evidente il suo declino fisico, ben comprensibile perché per un errore è stato curato da un medico, serviva invece un veterinario, chiuse virgolette. Firma Adriana Zarri, donna di sinistra, all'europea candidata in un partito di sinistra, coscienza critica dei cattolici e soprattutto teologa, quindi consapevole della differenza che per un cattolico passa tra uomini e animali. Gli uomini hanno un'anima, gli animali no. Per un credente dare della bestia a un'altra persona è forse la peggiore delle offese. Punto. Questo lo scrive il Corriere della Sera. Ma non è il Corriere della Sera che si è inventata questa definizione qua. Perché dice, lo storico Giorgio Rumi, anche lui cattolico, risponde, salto altre considerazioni, aperte virgolette,
Ecco, espressioni come queste usate dalla Zarre mi fanno tornare alla mente comportamenti come questi quando il nemico veniva visto come una bestia e per criticarlo gli si negava lo status di essere umano. Punto, chiuse virgolette. Cioè, la definizione di bestia, di animale, che noi potremmo dare, che nella nostra lingua, che non ha una valenza cattiva, in realtà detta da un cattolico, tra l'altro teologa, perciò non un ignorante, non è l'ignorante di campagna, non è lo stupido, non è un idiota, non è cattolico, ma è un teologo, che firma il suo intervento parabole, vedete che usare il termine animale, riferito a poi a una persona che poi, per intelligenza non c'è certamente, ma lasciamo stare a questo discorso dell'uomo politico, definire animale ha una valenza ben diversa da quello che potrebbe essere quando lo usiamo noi il termine. Noi se diamo dell'animale a una persona non gli togliamo il diritto di essere persona, non gli togliamo la sua profondità, non gli togliamo la sua essenza, ma la riconosciamo come individuo. Delle valenze negative le riconosciamo, ma non che non sia un individuo. Ecco, per un cattolico, perciò pensate cosa significa per un cattolico dare del termine animale a un altro. Pensate cosa rappresenta per un cattolico e per un cristiano. E ripetiamo con Nietzsche, è disgustoso essere cristiani, tanto per essere buoni, Nietzsche era troppo buono in questo senso, è disgustoso essere cristiani, ed essere seguace del criminale Gesù Cristo, pensate cosa significa per un cattolico dare del peccatore agli altri. E visto che noi siamo in un momento in cui la politica, tutta la politica, dall'estrema destra all'estrema sinistra, è indirizzata alla corsa di concepire i comportamenti degli individui come peccati, sapete che la conseguenza per i peccatori, si perdona il peccato ma non il peccatore, e il peccatore deve essere redento, deve essere salvata l'anima, l'anima che è così importante. Il peccatore non è un animale, è un uomo, e perciò salvare la sua anima si deve bruciarla. Si può bruciare, salvare l'anima, certo. Bene. Ecco, perciò vi rendete conto, questa qua è una notiziola che ha un significato. L'abbiamo commentata con un quotidiano che non è certo un quotidiano che possa essere anticristiano, è il Corriere della Sera, lunedì 28 settembre 2005, cioè non è un giornale che usciva nel Medioevo o durante la caccia alle streghe. In questo momento anche noi siamo contaminati dalla presenza malvagia, cattiva, perversa, criminale del messaggio di Cristo. E ricordiamoci appunto che questa teologa chiama la sua rubrica parabole. Se ci ricordiamo a tutte le parabole del criminale Cristo, sappiamo che esiste una continuità, non c'è nessuna soluzione di continuità, non c'è nessuna interruzione tra l'atrocità, la malvagità delle parole di Cristo e i teologi contemporanei. Il trucco delle parabole all'interno dei Vangeli, no? E c'è un cambiamento. Però concordi con me, siamo a settembre 2005. Certo, no, ma quello che io volevo aggiungere è un'altra cosa che i radioascoltatori sanno ma non gli sfugge, è che passare dal Vangelo di Marco, Matteo fino a quello di Giovanni, noi abbiamo un passaggio dalla attività immediata del pazzo di Nazareth di Gesù Cristo, no? Per cui Matteo e Marco più che parabole ne usano poche, ma parlano di avvenimenti, di fatti, di detti di Gesù Cristo. Si passa invece con Giovanni e con Luca e con Giovanni più che altro a una questione di parabole. Molte cose che nei Vangeli precedenti vengono fatte da Gesù fisicamente, già in Luca passano sotto aspetto di parabole più articolate. Perché questo? Perché mentre Marco e Matteo sono più legati alla piccola setta, separata dalla città, cioè una setta segreta in pratica, e Luca invece già comincia, Luca e Giovanni cominciano a gettare le basi per come conquistare il futuro, cioè come agire nella società. Per cui voi non troverete in Marco e in Matteo l'ordine di sgozzare quelli che non si mettono in ginocchio, nonostante trovate la storiella più o meno simile e raccontata da Luca sia in Marco che in Matteo. Perché? Perché Luca con Paolo stanno già tentando di conquistare il potere, cioè cominciano già ad avere un'ottica di importanza e di potere. E allora si stanno mettendo, si stanno organizzando proprio in funzione del potere. Per cui mentre Marco e Matteo voi non trovate sgozzate quelli che non si mettono in ginocchio, lo trovate in Luca. Per contro,
Mentre in Matteo trovate la dicitura del pazzo di Nazareth che dice: non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, ma sono venuto a portare la spada, a mettere il padre contro il figlio, eccetera, eccetera. Voi questa prima parte voi in Luca non la trovate, perché fa parte di un progetto di devastazione istituzionale diverso. Pertanto, quello che è l'aberrazione dei Vangeli, gli ordini con cui ci si muove all'interno di un sistema sociale vengono da Luca, vengono scritti in maniera diversa. Peggio ancora, in Giovanni fa un'operazione ancora più perversa e usa l'insegnamento specchiato. In pratica, cosa dice Giovanni? Quello che noi dobbiamo fare ai nostri nemici è quello che i farisei fanno a Gesù. E infatti, voi trovate in Giovanni, i farisei diventano elemento centrale del comando sociale, che vengono passati per malvagi, vengono passati per criminali. Vi ricordo che i farisei sono i pii, cioè sono quelli che erano ligi alla legge, vengono passati come criminali. E i farisei diventano un simbolismo rispetto a tutti quelli che non si mettono in ginocchio. Cioè, sono praticamente i farisei diventano il simbolo di tutti gli altri da uccidere, da massacrare e da sterminare. E in Giovanni la malvagità dei farisei è un elemento che viene usato per distruggere tutti i diversi, tutti coloro che non si mettono d'accordo, tutti coloro che non si mettono in ginocchio. Pertanto, riuscire a capire come funzionano i Vangeli è abbastanza complesso. Perché? Perché in realtà tutto quello che è il mascheramento di terrorismo della Chiesa Cattolica viene giocato e viene nascosto proprio all'interno dei Vangeli. Dopodiché esistono tutta una serie di abbreviazioni, Vangeli per bambini, la Bibbia per bambini, eccetera, dove praticamente tutto l'insegnamento di terrore e di odio viene mascherato. Pertanto, ricordatevi questo meccanismo dei Vangeli, perché è importantissimo, cioè esistono fasi diverse in cui viene articolata la guerra contro la società civile, e i Vangeli rappresentano questo, cioè un modo per fare guerra alla società civile. Cioè sono effettivamente dei manifesti che possono essere tranquillamente paragonati ad Al Qaeda, la stessa identica cosa, che poi la società civile stia tentando di frenarli. Beh, vediamo che stanno lavorando per disarticolare la società civile e la costituzione della Repubblica in maniera veramente spaventosa. Cioè, è una cosa allucinante. Beh, vedi che tu con le tue affermazioni dici che i cristiani fanno guerra alla società, e come dimostri dai ragione alla tesi di Hillman, che dice che il cristianesimo è una religione della violenza. Ma guarda, non so. Il problema con Ilma è un altro, cioè è il Comunque, problema. vedi, pur parlando dei cristiani, siamo riusciti a parlare delle tematiche del punto di Hillman, che è un terribile amore per la guerra, in cui dice che esiste la guerra dell'amore cristiano verso tutti, insomma. Il problema di Hillman, come il problema della maggior parte degli analisti che usano le figure antiche, no? Cioè le figure delle divinità antiche, è quella di usare delle categorie di ragionamento che sono monoteiste. Il problema grosso, che non è stato risolto e che secondo me deve un po' chiarire quello che sono le persone, è che gli antichi non avevano una visione creazionista della vita, ma avevano una visione di evoluzione della vita. Cioè le stesse guerre degli dèi, no, i combattimenti degli dèi, erano combattimenti di trasformazione del presente, cioè la vita che si trasforma in continuazione. E avevano una visione della vita talmente profonda che praticamente è andata persa con l'avvento del monoteismo. E noi abbiamo degli antichi che pensano e descrivono i loro dei in maniera evoluzionista, cioè in maniera di comprendere le trasformazioni della vita. E abbiamo un'interpretazione che viene ormai in questi secoli degli antichi dei dal punto di vista creazionista. Per cui chiaramente le due cose non collimano. Cioè, è chiaro che se uno non riesce a comprendere come tutti gli amori di Zeus non sono altro che l'attività di creazione, l'attività di costruzione della vita che fa Zeus, cosa diventa Zeus? Uno che va in giro a scopare a destra e a sinistra. Cioè, diventa solo questo dal punto di vista Beh, creazionista. piuttosto di fare il Gesù Cristo che va in giro a predicare, Questo, è vabbè, decisamente di una qualità possiamo essere superiore. anche d'accordo su questo, non c'è problemi. Ma il vero nocciolo
è che non si comprende come l'uomo sapesse usare il galleggiamento prima che Archimede inventasse la legge del galleggiamento. Cioè, noi conosciamo molte cose riferite alla vita prima ancora che la scienza metta a posto le varie leggi fisiche, perché, perché appartengono alla vita stessa. È questo che non... Sì, ma sai, d'altronde i cristiani hanno imposto con tutti i sistemi la loro ignoranza. Tornando appunto, come diceva Nietzsche, è vergognoso oggi essere cristiani. Leggiamo cosa diceva un papa, esattamente Gregorio I, nel 594 d.C., per imporre la, la religione cristiana. E rivolgendosi a un regnante, non so se l'hai letto l'articolo, l'idea di Pietra. Ce l'ho, ma non l'ho... L'idea di Pietra, sì. Dice allora questo papa: poiché nessuno del tuo popolo è cristiano, io so che tu sei migliore di tutto il tuo popolo, perché, poiché tu sei cristiano, in effetti, mentre tutti i loro arbicini vivono come bestie prive di ragione, ignorano il vero Dio, adorano legni e pietre, il fatto che tu veni il vero Dio mostra di quanto sei superiore a tutti quanti. Siamo partiti da una frase di Adriano Azzari in cui dava delle bestie a qualcun altro, e questa continuità teologica c'è. Questa è una lettera appunto del 594 d.C. Ma c'è anche un'indicazione ai governanti del come imporre. Dice: se un contadino ha tanta malafede e ostinazione da rifiutare di venire a Dio, occorre imporli con un peso fiscale così elevato che la fatica di sostenerlo per pagare lo spinga ad affrettarsi verso la retta via. Cioè, in pratica o lo roviniamo oppure viene da noi. Ma in effetti questo è sempre avvenuto, non è che sia. Anche adesso c'è una mentalità che scorreva almeno fino a 15-16 anni fa anche fra i magistrati. Cioè, i magistrati lavoravano per distruggere la vita delle persone affinché quelli che la pensavano in maniera diversa da loro non potessero costruirsi un loro futuro. Adesso invece è molto cambiata, perché tutta una serie di sentenze della Corte di Cassazione che sono intervenute poi hanno modificato questa mentalità. Però questa mentalità che viene fuori dall'Inquisizione, cioè che viene fuori dalla Chiesa Cattolica, è sempre stata molto viva fino a non molto tempo fa, insomma. Cioè, bisognava distruggere la persona, non semplicemente condannarla per legge, ma distruggerla fisicamente. Pertanto i magistrati agivano sui posti di lavoro, agivano in maniera diversa attraverso la Polizia di Stato e creavano molti molti problemi. Lo fanno ancora, però non è, se non altro è illegale farlo. Va bene. Francesco, ferro Marte, l'ultima seconda parte. Voi sapete che nella prima parte vi ho parlato della visione di Ares.